Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo video reacting, sono già pronta con il mio computer e vi è piaciuto tanto il video che ho fatto in cui reagivo ai video di youtuber che non conosco ma che sono molto famosi e voglio fare di nuovo la stessa parentesi che ho fatto in quel video perché dovete sapere che noi youtuber, cioè almeno devo smettere di dire uno youtuber, io non ho tantissimo tempo per guardare i video degli altri su YouTube, quindi se alcuni di questi che sono magari famosissimi io non li conosco non è per cattiveria, perché non lo so, ho fatto apposta a non aver mai visto i video di questi youtuber. Il fatto è che non guardo tantissimi video su YouTube, seguo tipo 2-3 persone e video di slime e questo è quanto, quindi non lo faccio apposta, piccolo disclaimer. Ok, comunque oggi recupero perché vado a conoscere, tra l'altro mi avete consigliato in tantissimi di andare a scoprire i canali di determinati youtuber che apparentemente sono super famosi e io ovviamente non li conosco, cioè io ci arrivo dopo. La prima che mi avete consigliato è Lilly Meraviglia e quindi andrei a scoprire di chi si tratta e andiamo a reagire ai suoi video. Allora, eccola qua, Lilly Meraviglia. Andiamo a cliccare sul suo canale. Credo di averla già vista in giro su YouTube questa ragazza, ma non credo di aver mai visto un video completo suo. Quale? Allora, mi sembra molto oltre le righe e molto, come si dice? Non mi viene la parola. Molto esuberante. Andiamo, quale vado a vedere? Aragosta gigante, Paco urlante? Andiamo a vedere i video più visti. Most popular. Ah, ok, un video di questa youtuber, vedete, l'avevo visto, mi hanno inviato un gattino fino a metà. Non mi ricordo quando, sinceramente, ma evidentemente l'ho visto. Ma non mi ricordo proprio, quindi andrei a vedere, mi levo le sopracciglia in diretta. 1.8 milioni di views, ragazzi, fa un sacco di views questa ragazza. Ciao a tutti, sono Lilly Meraviglia, mi sono proprio rotta le palle di queste sopracciglia, non me le levo. Come al solito, indietro i capelli. Ok. Ciao, ciao, addio belle. Prendiamo la ceretta, calcoliamo il diametro, più o meno così va bene. Oh mio Dio. Perfetto. Ma non è clickbait? Io spero sia clickbait o se le leva davvero le sopracciglia? No, vabbè. Ok. Oddio, no. Metri e levo. 1, 2, 3. Ah. Oddio, cioè veramente non credevo no, di avere dai. Tanti peli sulla mia faccia. No, vabbè, non è vero. Ok, non me li facevo da un po', però mi sembra un po' esagerato. Comunque, che ci sono cadute. Adoro. Adesso posso disegnarmele come voglio. Mi dà quel tocco un po', diciamo, misterioso, spaziale. Tipo, ma che espressione starà facendo? Wow, era da mesi che desideravo farlo. Finalmente adesso ho preso coraggio. Cioè, lei sinceramente non le ha le sopracciglia, perché adesso ha, ma cioè, praticamente niente, un filetto. Cioè, le mie sono tipo un bosco in confronto. Non devi levarvi le sopracciglia, perché a cosa servono dei peli orrendi e marroni sopra gli occhi? Una cosa così schifosa sotto gli occhi così belli, cioè. C'è chi fa il bagno al parrucchiere mentre si taglia i capelli e chi lo fa le sopracciglia mentre si leva. Qual è il problema? Non lo so. Adesso vorrei provare a disegnarmele come meglio credo, con un pennarello indelebile. Almeno, cioè, costa molto di meno del trucco semipermanente, no? Diciamo, visto che ultimamente... No, vi prego, ditemi che non è davvero un pennarello indelebile. Ditemi che è un eyeliner a pennarello, vi prego. Perché c'è, nel senso, almeno non mi devo sforzare a fare facce brutte. Mi raccomando, il pennarello indelebile, sennò si leva il colore. Dovete fare questa specie di collo di uno di quei dinosauri col collo lungo. Oddio, vabbè. No, vabbè, vediamo un altro video, vediamo un altro video. Mi sembra, sì, decisamente stravagante fuori e oltre le righe. Probabilmente questo è il segreto del suo successo, perché ha veramente tante visualizzazioni. Ha fatto anche lei la Polish Mountain. Distruggo trucchi in modo soave. Vabbè, guardiamola mentre distrugge i trucchi in modo soave. Questo suono mi piace. Quanti beep dovrò mettere a questo video? Non so se i suoi sono monetizzati, ma ne dubito. Vabbè, qui distrugge i trucchi, questo l'abbiamo fatto anche io e Chiara. Mi sono tatuata Carlo Conti.
io, no, vabbè, come mi sono tatuata Carlo Conti. C'ho tutti i nomi di meraviglia, sto per fare uno scherzetto bellissimo su Ares, speriamo che mi riesce. L'altro giorno, quando ci stava il coso là di Amazon Prime Day, ho comprato questi qua, che sono veramente dei fogli, che prendi, ci stampi e poi ci puoi fare i tatuaggi vinti. Io ho stampato questo qua, Carlo Conti, e io ero da un po' di giorni che a Suarez si dice no, vabbè, Carlo Conti, io ci credeva pure. È forte sta ragazza, eh? Non importa il colore. Aspetta, mi sa che l'ho già vista, non so dove, ma da qualche parte l'ho vista. Iniziamo, allora lo ritagliamo. Vediamo come esce sto tatuaggio. No, vabbè. Dai, ma si vede che è finta, dannazione. Vabbè, allora adesso cercherò un modo per farlo, che ho finto. Giuro che è poi tipo un po' lunga. Io più che guardare lo scherzo in sé, che è stato veramente uno scherzo carino, secondo me, guardo il disordine della stanza, perché io sono una maniaca dell'ordine, quindi vedere questo disordine mi viene voglia di andare lì e metterle a posto tutto. Però apprezzo la tastiera rosa. No, vabbè, però molto carina lei, e devo dire, veramente carina. Non è, cioè, magari il mio stile, però è bello perché ognuno ha il suo stile e lei ha decisamente un suo stile molto, molto ben definito, ed è simpatica, mi piace. E ripeto, non so, secondo me l'ho vista da qualche parte, o in un incontro, tipo una roba di YouTube, non lo so, mi sa che l'ho vista, magari mi sbaglio, non lo so. Poi mi avete scritto di andare a vedere Follettina Creation. Oh, aiuto, cosa sto facendo? Cosa sta succedendo? Ok, mi sono riconnessa. Andiamo a vedere questa Follettina Creation, che non ho capito bene il perché, ma c'è un sacco di hate su questa youtuber. Io ho visto tipo, ecco, tipo questo mezzo video, apertura premio di YouTube. Però devo essere sincera, ho scrollato avanti perché non mi andava di vedere. Volevo semplicemente capire come mai ha tutto questo hate, e tutti questi haters e tutti questi insulti. E magari me lo potete spiegare nei commenti, perché io appunto non seguo, non so. E vedo però che comunque ha visualizzazioni anche abbastanza alte su alcuni video. Vorrei andare a vedere Most Popular. Allora, oh mio Dio, il video più popolare è 1.6 milioni di views, ragazzi, che è davvero tanto. E chiariamo una cosa, io non sono sporca. Scusate, probabilmente è seria in questo video. No, non lo so, non so se sia seria o no in questo video, ma un titolo del genere mi fa veramente morire. Leggo alcune email dei miei haters. 1.5 milioni. Andiamo a vedere, leggo alcune email dei miei haters. Intro molto 2002. Ciao a tutti, Follettini e Follettine, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi video particolare, dove leggerò alcune mail dei miei haters e li commenteremo insieme. Iniziamo subito, perché sono molto curiosa di farvi ascoltare quelle cavolate dette in modo pulito che mi hanno scritto fino a stamattina. Allora, beh, è un po' particolare lei, però mi sembra simpatica, cioè Follettini, Follettine, lo dice con il sorriso, secondo me è simpatica. No, Dio, non lo so, cioè ho visto 2 secondi di un suo video, però mi sembra simpatica. Ora cancelleremo le mail, ricorda quello che ti abbiamo detto. Attenta ad aprire la porta, oppure uscire di casa da sola, o se no ad aprire la porta. Noi siamo la mafia di YouTube e ci facciamo giustizia, ci ingaggiano per cuotere canali offensivi come tu. Bye bye denti. Bye bye denti, che vuol dire? Scusate, ma che vuol dire bye bye denti? Io non capisco. No, vabbè, io spero che sia uno scherzo e che non sia veramente un'email che lei ha ricevuto, perché, cioè, attenta a uscire di casa, attenta ad aprire la porta, sono minacce vere e proprie. Questa cosa mi spaventa, spero davvero che non sia vero, spero che sia, non so, un video finto, non lo so.
Francesco, siamo la mafia di YouTube. E io sono la regina di YouTube a questo punto, se voi siete la mafia di YouTube. Scusate, ma oh, a chi? Che state a dire? Che vedete fumati, ragazzi? No, vabbè, allora, dico, vedo che anche lei con le offese non mi ha messa niente male, ma quanti, ma sono l'unica che non dice parolacce nei video, mi sto rendendo conto da questo video, forse sbaglio io, sono all'antico, non lo so. Ditemi chi vi ingaggia, almeno così ci parlo face to face, faccia a faccia con queste persone che vi ingaggiano per farmi chiudere il canale. Ma secondo me lei è di, cioè, non di Trieste, ma secondo me non è, non vive lontana dall'accento, poi mi sbaglio. Politine. Poi un'altra, sulla sedia a rotelle dovrai stare quando ti verremo a trovare. Almeno mi danno la pensione se mi mettete sulla sedia a rotelle e non muoro di fame. Grazie, bravi. Che vedevo lì? Non lo so, mi sembrano gravissime queste minacce. Io continuo a sperare che non siano vere, però forse lo sono perché la vedo abbastanza seria. Non mi lamenterò mai più dei miei haters, cioè della serie. Mamma mia, non lo so, mi sta mettendo un po' di ansietà, come direbbe Gianmarco. Un po' di ansietà mi sta venendo, forse è meglio che io vada a vedermi un altro video, perché vi giuro che mi sto un po'... Non lo so, spero che non sia vero. Se le scrivono queste cose è veramente grave, ma non capisco perché le scrivono queste cose. Non capisco perché, magari... Non lo so, ditemelo voi. Poi, altri youtuber. Andiamo a vedere, altri youtuber che mi avete consigliato di andare a vedere. Allora, la diva del tubo mi avete consigliato, ma io so che lei guarda i miei video e ogni tanto mi commenta. E sinceramente da quello che mi commenta mi sembra una ragazza molto simpatica. E però... non ho mai visto un suo video. E andiamo a vedere. Ma credo faccia anche lei make-up o roba comunque simile, oppure no? Non lo so. So che a volte mi ha commentato i video e mi sembra, da quello che mi scrive, è una ragazza molto simpatica. Poi non lo so. Allora, andiamo a vedere i video più popolari. The Bad Guru. Vabbè, questa è bella. Ha letto con Libre? Chi è Libre? Perché io non so nulla e sono fuori dal mondo. Esco in piazza del Quirinale. Mi spoglio in un perché. Non sapevo che Follettina Creation è stata smascherata. Anche lei parla di Follettina Creation. Non voglio andare a inoltrarmi troppo in queste polemiche perché mi fa il tutto, mi spaventa. Non so che cosa andare a vedere, perché penso che qualsiasi video io vada ad aprire non sarà un video così tranquillo. Anche lei è abbastanza sopra le righe, diciamo così. La Blue Whale Challenge, ma no. My Morning Routine, che vergogna. Andiamo a vedere questo, mi sembra un video semplice, Morning Routine. Vabbè, l'intro è carino, beh. Ciao ragazze, sapete di quel videotech che gira My Morning Routine? Stavo pensando di farlo. Mi sono appena alzata, quindi mi sono proprio appena alzata. Vedo che almeno non sono l'unica che fa i video appena alzata con i capelli tipo cespuglio. Amen, sorella. E capisco. Che cosa faccio da appena sveglia? Accendo il computer. No, beh, ho anche fatto la pipì prima, però ecco, la pipì ve l'ho risparmiata perché non mi sembrava proprio il caso. Rumore di Windows, poi vado in bagno e adesso vi rispondo. Quanto tempo non sentivo il rumore di Windows? In bagno, perché mi dovrò spogliare un attimo, quindi mi lavo le ascelle. Sì ragazzi, devo fare la morning routine, la devo fare tutta. Adesso mi lavo le ascelle, poi prendo il mio bel deodorante e faccio questo procedimento molto trash. Però ragazzi,
ragazze, tutte le altre ragazze che fanno sto video sono tutte carine, tutte che fanno cose carine, col caffè, i biscotti, invece io mi metto il deodorante sotto le ascelle, ma questa è la verità, ragazzi, facciamo vedere la verità, non facciamo vedere la finzione. Ma non si fa la doccia? Siccome è l'una passata di pomeriggio, sapete che io mi alzo a quest'ora, quindi praticamente adesso cucino e mi faccio la pasta, per cui prendo la mia bella cintura della pasta e cucino. Beh, devo dire che è una morning routine così onesta, così sincera e così vera, non l'avevo mai vista, in tutti i sensi. Coraggiosa, anche lei ha un suo stile molto definito e non farei video esattamente così, però ognuno ha il suo stile, vedo che va bene. Tanto di cappello, non posso dire niente, insomma. So che è un po' controversa lei, alcuni a volte la criticano, eccetera, però capita a tutti di ricevere critiche se sei uno youtuber, quindi insomma, devo dire è interessante. Andiamo a vedere un altro video. Il feticismo del piede. Andiamo a vedere il feticismo del piede. So cosa aspettarmi. Vabbè, solito intro. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Beh, molto bella oggi lei. Con questi occhiali e questa pettinatura mi sento molto maestrina, ma non, in questo video non parleremo del feticismo delle maestrine, ma parleremo del feticismo del piede. Oh, finalmente. Ma voi lo sapete che io nella mia vita non avrei mai immaginato che ci siano così tante persone fissate, letteralmente innamorate dei piedi. Cioè, voi non sapete, quando io ho iniziato YouTube, da quando io ho iniziato a fare video su YouTube, quanti messaggi, richieste mi arrivano di far vedere i piedi, se in un video si vedono i piedi, sono tutti, oh, si vedono i piedi, oh, oppure ti prego fammi vedere i piedi in doccia, bagnati, cioè lo smalto, delle cose assurde. Io non c'è nulla di male, non voglio dire che ci sia qualcosa di male, però la trovo un po' bizzarra come cosa e non mi sarei mai aspettata che sia una cosa che va così tanto. I piedi, no? Invece vedo che anche lei se ne è accorta. Avuto suppliche, richieste, preghiere da parte degli schiavetti qui su YouTube per... Ah, ci sono gli schiavetti su YouTube, non lo sapevo. Eccomi finalmente. Vedete, io arrivo sempre dopo sulle cose, ma com'è? Beh, il feticismo del piede è un feticismo, è il feticismo per eccellenza. Beh, interessante, se voglio farmi una cultura sul feticismo del piede posso tornare su questo video, finire di vedervelo tutto, perché per adesso eviterei, però molto interessante, istruttivo e lei è molto bella comunque. Ah sì, in tantissimi avete consigliato di andare a vedere i video dei P.E.T. e non so chi siano, non so che cosa facciano. P.E.T. vediamo, Paranormal Investigation Team. Mi piace, andiamo a vedere. Ok, voglio andare a vedere The Nun Challenge, The Nun Challenge, il convento abbandonato. Allora ragazzi, io ho visto The Nun e sono rimasta profondamente turbata da quel film, me la sono fatta sotto letteralmente, cioè scattavo e saltavo ogni scena, ok? Quindi insomma andiamo a vedere sto video, facciamoci ulteriormente del male. Ho la pelle d'oca, ho i brividi, ragazzi. Notturna. Oddio, sono coraggiosa, io non ce la farei mai a mettermi lì di notte così, no, vabbè, io, cioè, a me viene un infarto, ce ne sto secca. Mamma mia, di nuovo, vi giuro, ho la pelle d'oca, cioè, ho la pelle d'oca, ragazzi, no, vabbè. Questo canale è una figata, loro coraggiosissimi, io non ce la farei mai, devo assolutamente tornare su questo canale. A parte che mi piacerebbe andare ad investigare qualcosa con loro, però io me la farei sotto, tipo starei dietro a tutti così, aiuto, cos'era questo, cos'era quel rumore?
però subscribe, assolutamente, grazie come avete consigliato questo canale perché è una figata, almeno questo video mi è piaciuto, poi devo vedere gli altri ma sembra molto figo. Poi mi avete consigliato Damn Tea con due E, andiamo a vedere cos'è sto Damn Tea. Ah, è un ragazzo, credo di aver visto una sua foto o qualcosa, ho visto lui forse sulla pagina Nyx, non sono sicura, però so che è bravo, so che è bravo. Guarda la trasformazione, guardiamo la trasformazione. Tigida, tigida, vedo che non sono l'unica a fare quelle facce assurde quando mi trucco, questo mi dà speranza. Beh, devo dire che mi sembra molto, molto, molto bravo questo ragazzo. E sembra anche molto giovane, quindi probabilmente diventerà ancora più bravo, il che è sorprendente. Questo ragazzo è forte. Wow. Cioè, il risultato finale è sorprendente, è pazzesco, è bravissimo ed è bellissimo. Cioè, no, vabbè, il risultato finale da togliere il fiato, sto ragazzo è... ha talento, è veramente veramente bravo. Poi in tantissimi mi avete chiesto di andare a vedere fai la reazione alla Dark Polo Gang Young Signorino. Allora, io adesso ho sentito parlare di questo Young, ok, ho scritto Young e è uscito Young Signorino, andiamo a vedere che cos'è sta roba. Oh mio Dio, oh mio Dio, tra l'altro 23 milioni di views, ma sono veri questi tatuaggi? No, ditemi che non sono veri questi tatuaggi. Alfa 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 beto au 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 a alfa 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 beto rap 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 alfa 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 beto ia alfa 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 beto ia Credo di dovermi fermare qui, sapete perché? Per motivi di copyright, perché mi sto rendendo conto che questo è un video musicale, quindi non posso per motivi di copyright andare a vedermi il video, altrimenti mi viene segnalato dalla sua casa discografica, presumo, non lo so. Metterò mute e andrò a vedere un attimino questo video. No, vabbè, devo metterlo in uno per due secondi, ce la faccio. Canto, 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 la 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 la. Sondicando con il dito, la 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 la. La schiaffeggio mentre ride, La schiaffeggio mentre ride non mi piace, sinceramente, Non... forse le parole di questa canzone non mi piacciono, forse sono... sono letteralmente sconcertata e scioccata da questa persona. Non lo conosco, non... cioè, non posso dire niente, però questo video perlomeno, uno, spero che quei tatuaggi non siano veri per lui lo spero, perché è molto giovane, poi magari a uno piacciono, boh, ok, whatever, però io spero che, cioè, spero che sia un personaggio e spero che non... e non mi piacciono, e non mi è piaciuto il verso della canzone, non mi è piaciuto tanto, posso dirlo, comunque è abbastanza sconcertante. E diciamo che sapete che io sono sempre molto cauta in quello che dico e cerco di non offendere nessuno, però diciamo solo che non è una canzone che io andrei a mettere nella mia compilation da ascoltare, ecco, questo posso dire. poi alcuni di voi, molti di voi, mi hanno consigliato di andare a vedere Favi J, ok? Ah, nel frattempo stavo andando avanti qui il video. E quindi vado a vedere Favi J. Io so chi è Favi J perché ha un sacco di iscritti, so che fa gaming, non ho mai visto un suo video. Se l'ho visto è stato per caso.
e non so nemmeno se fa ancora gaming oppure no. Il tour della mia casa, atterraggio di emergenza, live the forest. Preferiresti con mio papà, forse non fa più video di gaming, non lo so. Creare una Coca-Cola gommosa? Favi J, haters in Italia, parodia occidentali scamma. Momenti epici nei videogames, 12 milioni di visualizzazioni ragazzi, niente proprio di meno che. Ah, non c'è il volume, ok. Lo sapevo. Il bevito mi fanno morire la pioggia dei cessi. Perfetto, sono diventato un gabinetto portatile. Guarda che... Oddio! Che cazzo fa? Ma è normale, è una cosa... Tutto! Heidi! Spera un attimo che devo capire che cazzo... Lo sapevo! Che velocità! Ah, ho giocato quel gioco! Sì! Fantastica! Madonna che pro! Sì! Sì! Oddio! Dove siamo? Tua sorella oltre frazione. In piedi, soldato! In piedi, forza, ciao! Every day I'm shuffling. No vabbè, è simpaticissimo sto ragazzo, boh, non lo so. L'editing è strafigo, eh. Non guardo video di gamers solitamente, però secondo me è simpatico, è bravo e penso che, insomma, se ha così tanti iscritti evidentemente perché ci sarà. Ok ragazzi e ragazze, questo era tutto per oggi. Se volete che faccia altre reazioni su youtuber che non seguo, scrivetemi i loro nickname qua sotto, e soprattutto se vedete che qualcuno ha già scritto il nickname che volete scrivere voi, mettete like, perché i commenti che hanno tantissimi like li vedo più facilmente. Spero che vi sia piaciuto questo video, io mi diverto sempre a fare questi video reazione, quindi aspettatene di nuovi perché è divertente, mi piace. Quindi questo è quanto, mia family, io vi mando un bacio grandissimo, come al solito vi abbraccio forte 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 perché vi voglio bene, e a domani. Ciao.